Morti, feriti, distruzione e un paesaggio diventato ormai spettrale. La tragedia della guerra tra Russia e Ucraina è stampata negli occhi di chi ha dovuto abbandonare tutto. Chi è riuscito a scappare ha ancora il pensiero rivolto alla sua terra e a chi è rimasto là. Familiari, amici, case e quotidianità. Una vita stravolta, ancora difficile da accettare. Ma grazie all'aiuto di istituzioni, enti, associazioni e privati cittadini pronti ad ospitarli, possono riuscire a rimboccarsi le maniche e a ripartire anche in Italia. Oggi al centro civico di Gimarra il sindaco di Fano Massimo Seri e l'amministrazione comunale hanno voluto dare il benvenuto a tutti coloro che sono stati accolti nel nostro territorio. Un centinaio le persone presenti all'iniziativa che ha visto la partecipazione di volontari e gestori delle strutture in cui stanno alloggiando. A raccontarci la sua storia è stata Lilia, 37 anni, in fuga dalla guerra insieme a suo figlio di 4 anni e parte della famiglia. Sono ospitati in una struttura di San Giorgio di Pesaro, mentre suo marito e l'altro figlio, ventenne, sono dovuti rimanere in Ucraina a combattere. Da dove sono scappati? Звідки ви приїхали? Ми приїхали з міста Чернігів, з України. Loro sono arrivati dalla città Chernihiv, che si trova in Ucraina. E sono esattamente dove è stato bombardato anche il ponte famoso che abbiamo visto tante volte nelle immagini. Sì, è quella città. Loro sono scappati via a metà di marzo. Già la città era circondata dai soldati russi, quindi in città ci mancava l'acqua, luce, gas. Loro erano bloccati lì, si trovavano sotto i bombardamenti. A un certo punto, per fortuna, sono riusciti a scappare grazie ai soldati ucraini che portavano in salvo i concittadini caricandoli sugli autobus. Hanno notizie di suo marito, di suo figlio che sono rimasti là a combattere? I suoi, grazie a Dio, stanno bene, ma nonostante che gli l'hanno detto di ritirare gli armi, di ritirarsi indietro, non sono ritirati. Ancora lì e bombardano. Dove si sono rifugiati, dove si sono nascosti nelle prime settimane? In pratica lei abita un po', diciamo, fuori di città, quindi c'ha una casa per conto suo, quindi lei si nascondeva nella grotta che abbiamo tutti noi in Ucraina a casa. Invece la sua mamma, che abita in un palazzone di 9, diciamo, di 6 piani, lei purtina scendeva giù, si nascondeva. La casa sua non c'è più, è tutta mezza distrutta. La sua mi sa che ancora sta su. Loro si nascondevano prima il tempo in un parking sottoterra, è un parcheggio. Loro vivevano, diciamo, una settimana, due settimane, vivevano lì. Che cosa sperano e come vedono il loro futuro? Мене зовсім інші були плани на весну. Я хотіла саджати сад в приватному будинку. Non lo sanno che cosa da aspettare da futuro. Se, diciamo, un futuro sarà domani meglio, ben venga. Comunque sono un po'... Devono studiare un'altra lingua perché tanto la mamma non c'è il posto per ritornare, diciamo, non si sa se è la casa sua, starà ancora su, se ci avrà il posto. Comunque devono riniziare la vita da capo, nonostante... In Italia? Probabilmente. Nonostante quello che avevano i suoi sogni, diciamo, di quello, seguire la sua vita, tipo come dice lei, piantare il giardino, fare tutte le cose, andare con il bambino all'asilo, che non c'è più, cioè vivere la sua vita, che gliel'hanno tolto la sua vita, il suo futuro dei suoi figli, gliel'hanno tolto.